Finale di Superba Caderisi, siamo con mister Pisani, vittoria per 2-1, importante per il morale, per la voglia di continuare, per combattere qualcosa che non conosciamo, che conosciamo poco, e soprattutto ho visto anche una squadra, soprattutto nel primo tempo, giocare con trame interessanti. Allora sì, era importante iniziare soprattutto per, visto questo mostro che non conosciamo, come hai detto te, quindi riprendere a giocare, penso che a prescindere dal risultato sia bello per tutti. Poi sì, abbiamo vinto 2-1, primo tempo come hai detto te un po' meglio, anche perché si arriva da 7 mesi in attività, 20 giorni di lavoro col caldo, quindi non era semplice. Poi oggi diciamo... mi emoziona. Ma è giusto così, è così, chi vive il campo vive di emozioni. Ci tenevamo a far bene per dedicarla a Bago. Ecco, ce l'ho fatta. Avevo capito. Ecco. Vedi, avete fatto un bel regalo. Sì, diciamo che abbiamo fatto sto regalo. Per noi era importante riprendere, ma come lo è per tutti, perché non si sa veramente quale sarà il futuro di questo gioco, visto quello che ho sentito, che ha rinviato delle partite per delle situazioni non un po' paradossali. Sì, non è tanto limpido, quindi il fatto che oggi abbiamo giocato è un bene iniziare, speriamo per tutti che riusciamo a continuare. Anche se... perché se qualsiasi componente di mio cugino c'è un po' di Covid, fermiamo il campionato, non si fa avanti. Tutte le persone intorno, quello che ho capito, cioè quello appunto che è successo ora è così. Diventa difficile pensare di riuscire a giocare tutte le partite. Anche perché poi se si sommano i recuperi non ne usciamo più, Sì, ma a prescindere dal recupero poi diventa anche un campionato falsato, c'è chi gioca tre partite continue, c'è chi non gioca per un mese, non si allena, quindi... Esatto. Diciamo che oggi noi siamo stati fortunati a giocare, prima partita, ci fa solo che piacere, abbiamo anche vinto. Quindi siamo che squadra è Superba quest'anno? La Superba è il continuo dell'anno scorso, alla base che è quella dove lavoriamo da 3 anni, 4 con i giovani, abbiamo aggiunto pezzi mirati e quindi pensiamo di poter crescere ancora. Ho visto, a parte Donati che ha fatto una gran partita, però ho visto anche un grande Bucchieri. Sì. Ha fatto molto bene, oltretutto io lo conosco personalmente come giocatore. Adesso sovrappone anche sulla fascia, quindi... Guarda, devo dire che poi non mi piace parlare dei singoli, mi hai fatto un nome e ti dico, Matt è entrato in punta di piedi, ha sudato, ha lavorato e oggi ha dimostrato che il suo valore, come l'hanno fatto tutti quanti gli altri. Sì, ma io conoscendolo l'ho guardato con occhio più attento. Diciamo che era da un po' che non si muoveva così tanto sul campo. Ha lavorato bene, come ha lavorato bene tutti, e pian pianino collauderemo i nostri movimenti per cercare di imporre il nostro gioco e divertirci, sperando di poterlo fare. Ok, mister, grazie. Grazie a te. Alla prossima. Ciao.